Ciao Grigliare Duro Crew! Oggi facciamo un burger con capesante e gamberi su piastra di sale. Mamma mia! Sono andato fuori a cena con mia moglie in un ristorante dove si mangia pesce molto molto bene e abbiamo provato un piatto con un accostamento molto particolare, i gamberi con la stracciatella. Mi si è accesa una lampadina e ho detto, devo pensare a una ricetta per provare questo accostamento anche sulla griglia. Beh, allora cosa mi è venuto in mente? Beh, gamberi e stracciatella, per forza. Ma perché non ci faccio un bel hamburger con una battuta di gamberi, di capesante, amalgamate e tenute insieme dalla stracciatella? Vediamo come viene? Provatela con me! Per prima cosa, mi raccomando, io ho preso dei gamberi argentini, li ho sgusciati, devono essere un po' cicciosi, mi raccomando, perché altrimenti i gamberi scompaiono in cottura. Vedete il gambero? Bello, ciccioso, sgusciato perfettamente, pulito anche da tutte le sue interiora, in modo che andiamo a mangiare solo la parte buona del gambero. Adesso passiamo alle capesante. Ora, io il corallo non lo tolgo perché a me onestamente piace. Se però qualcuno di voi non piace, non fate altro che staccarlo e prendervi solo il bianco. Però perché sprecarlo? Le capesante sono un po' più delicate, per cui quando andate a fare la battuta al coltello, cercate di fare con più delicatezza. La capesante è uno dei miei frutti di mare preferiti perché mi dà un sacco di soddisfazione, può essere preparato in mille modi e poi in bocca ha questo sapore cremoso, ciccioso, che a me dà un sacco di gusto. Poi li puoi fare col burro, li puoi fare gratinati, sono veramente un ingrediente molto flessibile che dà sempre qualcosa di in più al piatto, la tartare, ci puoi fare tutto. L'importante, se fate sia che siano gamberi, che sia capasanta, mi raccomando, assicuratevi che sia correttamente abbattuto in modo da poterlo mangiare anche crudo. Se vi chiedete cosa ci fanno qui anche gli scampi, niente, li ho visti, mi piacevano, sono buoni, li sbatterò su sulla piastra di sale per mangiarmi anche loro. Adesso che abbiamo tutto nella nostra terrina, un filino d'olio, cin cin, un pizzico di rub e poi la nostra stracciatella. A questo punto andiamo a mescolare tutto insieme in un ritorgiastico marino. La stracciatella mi aiuterà anche a dare compattezza. Ora, direttamente dalla mia riserva personale di ingredienti per mojito, mettiamo anche qualche fogliolina di menta che col pesce dà un sacco di freschezza. Cerchiamo di tritarla molto fine, in modo che poi in bocca non risulti sgradevole al palato. Che profumo! Questo è proprio estate, spiaggia, Ciringuito, piedi scalzi e mojito. Io adoro questo coltello perché ha proprio la forma perfetta da utilizzare come fosse una mezzaluna, soprattutto quando devo andare a fare un trito fine. Ok, adesso che abbiamo il nostro bell'impasto, prendiamo una super pressa per hamburger. Questa mi piace tanto perché voglio fare dei mini burger per fare già delle mini porzioni da mettere poi sulla piastra di sale. Quindi ci serve solo questo, lo riempiamo bene così si compatta tutto, poi schiacciamo delicatamente, ecco qui, e voilà, ma che bello! E uno è fatto, prepariamo gli altri. Bene, i nostri bei bocconcini sono pronti e adesso andiamo a preriscaldare le piastre di sale. Per dargli un po' di crunch, facciamo tostare un po' di pistacchini. E poi, sai che facciamo? Gli spariamo su pure gli scampi e chiudiamo il coperchio. The Monarch Broil King, tra l'altro guardatevi la recensione che abbiamo messo su YouTube, è veramente una figata. Spinge il giusto, spazio in griglia più che sufficiente e quindi utilizzeremo questo per la nostra cottura su piastra di sale. Le piastre di sale tendono a scottare, quindi mi raccomando, guanti protettivi quando le togliete dal barbecue. E sappiate che
anche il supporto su cui l'appoggerete deve essere resistente al calore. Mamma che profumo! Mamma mia ragazzi, il profumo ti sale nelle narici tipo Shoryuken. Io lo assaggio subito perché... buonissimo! La menta poi gli dà proprio una freschezza incredibile. Il crunch aggiunto dalla granella di pistacchio è perfetto. Mamma mia! Se poi volete fare i fregni, lo potete anche presentare così. Io me ne finisco. Mi sa che anche Daniel ne vuole un po'. Ah no? Al prossimo video!